Una buona serata, buon martedì per quanto possa essere una buona giornata, questo periodo in generale. Siamo di nuovo insieme per un'ora, con Proteramo, un'ora insieme per valutare quello che è il campionato del Teramo, ma stasera ovviamente, chiaramente capite da soli che il tema sarà più generale, riguarderà lo stop deciso, lo stop al calcio deciso dal Consiglio federale di questo pomeriggio, che rimanda tutto al prossimo 3 aprile, quando speriamo le cose siano notevolmente migliorate per quanto concerne l'emergenza sanitaria relativa al coronavirus di cui vi stiamo parlando in questi giorni. Chiaramente questa è una puntata, ve lo dico già dall'inizio, sarà l'ultima di questo ciclo, aspettando ovviamente che il campionato riprenda, quindi martedì prossimo non saremo in onda, così, e così via per i prossimi martedì fino a che il campionato non tornerà regolarmente. Saluto al mio fianco, ma a distanza controllata, come è giusto che sia, Andrea Costantini. Ciao Andrea, in Ciao a tutti. Ciao collegamento la nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Jacopo, buonasera a tutti. Eccoti qua, ti vediamo alle nostre spalle, come è giusto che sia in un momento in cui gli spostamenti sono per forza di cose contingentati, devono essere così, ed ecco perché anche la nostra trasmissione per questi 60 minuti si adegua. Cominciamo subito dallo stop del campionato, che questa mattina, insomma, dalla Lega Pro era stato già recepito, e che porterà, insomma, ad un rinvio almeno fino al prossimo 3 aprile. Andrea, diciamo che era, dopo le parole, dopo il Sì. decreto annunciato ieri sera dal Premier Conte, era una cosa praticamente scontata che si andasse Era una verso lo stop. ratifica, era una sostanziale ratifica già ieri, in attesa che ci fosse il Consiglio federale. C'era stata l'assemblea del CONI, la riunione del CONI a Roma. Lì già Malagò aveva disposto la sospensione di tutte le attività sportive fino al prossimo 3 aprile. Aveva chiesto al governo di intervenire con un decreto. Poi il decreto è stato firmato, un decreto di portata ben più ampia, non dedicato soltanto allo sport, ma chiaramente il decreto che ora coinvolge l'intera nazione, Italia zona protetta, all'interno del quale si chiariva che tutte le attività sportive venivano sospese fino al 3 aprile, perché nel decreto precedente si dava modo comunque Certo. al calcio professionistico di giocare, comunque quelle attività che si fossero svolte all'aperto e senza pubblico, dunque a porte chiuse. Il decreto firmato ieri sera toglie anche questa opzione, quindi di conseguenza la possibilità di decidere per qualsiasi lega e federazione di poter giocare. Quindi oggi c'è stata questa ratifica. Si pensava che potessero essere presi già dei provvedimenti circa una nuova eventuale calendarizzazione, ma giustamente, aggiungiamo, si è stati prudenti. Ci si riaggiornerà il prossimo 23 di marzo, perché bisognerà capire le misure del governo quanto incideranno nel cercare di arginare la proliferazione del virus, e se dovessero esserci i margini, speriamo di sì, ma insomma è solo una speranza, speriamo che poi si trasformi in qualcosa di più. Se dovessero esserci dei margini, magari il 23 il Consiglio federale, le leghe si riaggiorneranno e magari disporranno una calendarizzazione che è meno problematica all'apparenza per Sì. Serie B e Serie C, più problematica per la Serie A, perché ci sono gli europei, ci sono le coppe e quant'altro. Però anche la Serie C, che aveva pianificato dai primi di maggio playoff e playout, in particolare i playoff sono piuttosto lunghi, e certo se si slitta poi di tanto non sarà facile far rientrare in tutto il mese di giugno l'intera durata di questi interminabili playoff. Ah, anche perché, insomma, ricordiamo che ci sono ancora 8 giornate di campionato da disputare, Ania. Più i playoff, è stato
tutto è slittato, insomma, anche abbiamo letto anche le parole di Ghirelli, con cui dopo avremo un collegamento telefonico. Tutto è slittato, anche i pagamenti, insomma, questo periodo di fatto agevolato per venire anche incontro alle società di Lega Pro, che chiaramente risentono più di tutte di questo stop. Sì, è stato tra l'altro uno degli argomenti di oggi del Consiglio federale. Sostanzialmente le leghe, sia quella di Serie A, insomma di Serie B, di Serie C, hanno chiesto e avanzato di nuovo la richiesta di essere trattate come le aziende italiane, come verranno trattate le aziende italiane, quindi con agevolazioni fiscali, con aiuti e quant'altro in questo periodo in cui verranno meno, per quanto riguarda il calcio, gli incassi, insomma, delle partite casalinghe, e quella piccola percentuale di incassi che credo che sia ancora in vigore per quanto riguarda le gare in trasferta. Quindi è chiaro che è un momento complicato anche per le società. Ovviamente in una scala di priorità ci sono in questo momento altre priorità, però è comunque uno degli argomenti che sarà portato al vaglio del governo, questo sì, sicuramente. Assolutamente. Saluto anche al telefono, ovviamente te, Alias, giustamente sei su Skype, noi avremmo, ma sarebbe stata un'impresa averlo su Skype. Saluto semplicemente al telefono Francesco Di Francesco. Ciao Francesco, che ci ascolti. Buonasera a tutti, salve, non facciamo sorrisi ironici tu, ma soprattutto la gentile signorina alle tue spalle. Skype è una tecnologia per me, vabbè, andiamo avanti. Senti, sei d'accordo con questo, insomma, era uno stop che era nell'aria, di cui avevamo anche parlato? Era più che scontato, era più che logico. Uno non è che vuole fare polemica per forza, però forse lo stop poteva essere sanzionato, arrivare già magari con qualche giorno di anticipo, con una settimana, 10 giorni di anticipo. Era sentire chi ne sa più di me, chi ne sa più di noi, che era prevedibile che ci potesse essere questa escalation di casi di Covid-19 o coronavirus, che poi è la stessa cosa, e quindi forse si sarebbe potuto appunto evitare il rinvio, le porte chiuse. No, allora si rinviano partite prima. Comunque, meglio tardi che mai, questo stop sia per la sera, ma per tutte le discipline sportive. Il basket aveva già provveduto la settimana scorsa, la pallavolo aveva già provveduto, il tennis a livello mondiale, così come lo sci. Quindi restavano solo quelli che una volta erano i più bravi e che oggi, insomma, forse non lo sono. Però, ripeto, meglio tardi che mai, anche perché mi sembra scontato continuare a giocare a porte chiuse quando poi però c'è il contatto. Parlando di basket, la settimana scorsa Laganà, giocatore di Capotorlando, Serie A2 di basket, l'equivalente della Serie B, ha detto: io se devo partire con la squadra va bene, andiamo, però devo andare all'aeroporto, devo prendere l'aereo, sto a contatto con altre persone. E poi ha fatto un lungo elenco, cioè, e quindi non corriamo pericolo. E infatti anche lì nel basket lo hanno deciso, anche qui in ritardo, perché non ci dimentichiamo che sabato scorso Treviso, che la domenica doveva giocare a Pesaro, era lì quando si è sparsa la voce sabato pomeriggio di quelle che sarebbero state le prime decisioni del governo, sono ripartiti per Treviso e la partita è saltata. Quindi insomma si è perso, secondo me, un pochettino di tempo, ma non secondo me, secondo anche chi ne sa molto più di me, a chi vive anche problemi di mille nature diverse a livello nazionale, così come la decisione che è stata comunicato ufficialmente questa sera, poco prima che voi andavate in onda, degli allenamenti che a livello di Serie C, ma credo anche a livello di A, sia fino al 20 marzo non ci si allena, a meno che
a piccoli gruppetti una società d'accordo con l'Associazione Italiana Calciatori voglia parallelamente e cose del genere. Anche era una cosa che si sapeva che sarebbe stata annunciata, ma già dalle prime ore di questa mattina, quindi anche lì aspettare un'intera giornata. Allora, Francesco, noi ovviamente tra poco continueremo a parlare di questa vicenda, però Agnia, ci fai un po' il punto relativo alla vicenda allenamenti, perché avevamo letto che il Teramo fino a venerdì compreso, intanto forse è rimasto frizzato il segnale, avevamo letto che il Teramo fino a venerdì avrebbe... Scusa Jacopo, com'è rimasto il segnale? Frizzato. Infatti ti vediamo fissa, non vediamo più il movimento. Comunque, diciamo, ci vuoi chiarire un po' la questione allenamenti? Prendere nella vita. Perché il Teramo doveva allenarsi fino a venerdì, poi in serata c'è stato l'accordo con l'Associazione Italiana Calciatori per dare un periodo di stop, diciamo, completo e rivedersi più in là. Ovviamente non solo al Teramo, Spiegavo. No, non magari... solo al Teramo, sì, no, vabbè, chiaro. È sempre meglio dirlo. Beh, è logico, è scontato, però. Sì, prima era stata... Ah, eccola. Sì, no, stavo aspettando che finisse Francesco, perché lo sento. Sì, prima era stata decisa, insomma, che si proseguisse negli allenamenti almeno fino a venerdì, quindi sia domani, sia giovedì, sia venerdì, nonostante la sospensione appunto arrivata già questa mattina in verità dalla Lega Pro, che prima del Consiglio federale aveva già deciso di stoppare i tre gironi e quindi di interrompere l'attività sportiva. Poi è arrivato anche però questo accordo tra la Lega Pro e l'AIC, che di conseguenza ha superato la comunicazione precedente del Teramo. C'è stato questo accordo tra la Lega Pro e l'Asso Calciatori, per cui fino al 20 marzo non ci saranno appunto allenamenti, non ci saranno gare, sarà consentito soltanto previo consenso dei giocatori di riprendere magari prima ad allenarsi, anche a gruppi. Adesso non ricordo bene il comunicato, ma credo che insomma poi sarà anche una cosa fatta in maniera scaglionata, quindi con tutta la rosa al completo. È chiaro che molto dipenderà da come evolve la situazione, quindi è una situazione in divenire su tutti i fronti, e anche lo sport di conseguenza aspetta e attende di vedere quello che succederà appunto nei prossimi giorni. Assolutamente, intanto io vi leggo il comunicato preso proprio dal sito della Teramo Calcio. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19, accordo tra l'Associazione Italiana Calciatori che ha conseguentemente disposto, la Lega Pro ha conseguentemente disposto per il periodo dal giorno 11 marzo, da domani, fino a tutto il 20 marzo, istituzione di una sosta nella quale non sarà consentita alcuna attività sportiva, anche di allenamento. Resta comunque ferma, ma soltanto con l'accordo dei calciatori, la possibilità di ridurre la data della sosta. Questo è insomma il resoconto, perché all'inizio il Teramo aveva giustamente ufficializzato il fatto che gli allenamenti proseguissero almeno fino a tutto venerdì, invece poi è arrivato questo accordo con l'Associazione Italiana Calciatori e così non è stato. Facciamo un po' il punto con un paio di schermate il calcio si ferma, ma come? A tutti i livelli, chiaramente. Chiedo l'ausilio a Grazia, a Maurizio da qui, stante l'attuale situazione, alla luce delle auspicabili ulteriori disposizioni governative, il Consiglio ha conferito delega al Presidente federale per allineare le disposizioni della FIGC in materia e per valutare il differimento delle scadenze per l'iscrizione ai campionati 2020-2021 dal 22 al 30 giugno, per esempio. Io ho preso alcune parti del dispositivo che è uscito oggi, con riferimento al recupero delle gare di Serie A, per esempio, tenuto conto che le altre leghe non hanno scadenze internazionali e quindi hanno una più ampia marginalità di programmazione, e in queste leghe c'è anche la Lega Pro. Il Presidente federale ha proposto alla Lega di Serie A, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio. Non so se sarà poi semplicissimo, però vediamo la seconda schermata.
qualora l'emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all'attenzione delle leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione già fissata del Consiglio federale, che diceva prima Andrea, del prossimo 23 marzo. Senza alcun ordine di priorità, un'ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo del campione d'Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee. Un altro sarebbe fare riferimento alla classifica maturata fino al momento dell'interruzione. Terza e ultima ipotesi, far disputare solo i playoff, e sarebbe un unicum probabilmente nella storia del campionato di Serie A, per il titolo di campione d'Italia, di play out per la retrocessione in Serie D. Questo chiaramente riguarda i problemi veri, ce li ha la Serie A soprattutto, dove ci sono date molto contingentate e per esempio si sta giocando la Champions League, peraltro Andrea davanti in vantaggio con Ilicic. Subito con Ilicic, quindi sta ipotecando il passaggio del turno. È chiaro che tra partite di Champions, eventuali gare di Coppa Italia, da vedere quando recuperare, semifinali, eventuale finale, gare di campionato, ci sono poi gli impegni con le nazionali. Peraltro in giornata è stata confermata la gara di fine marzo tra Italia e Germania, che si giocherà a porte chiuse. Quindi ci sono tutti questi paletti che complicano la programmazione futura, specie se l'emergenza non dovesse finire subito, o meglio, l'emergenza comunque è evidente che delle misure penso resteranno anche dopo il 3 aprile, nella migliore delle ipotesi, ma potranno essere allentate, magari si tornerà a giocare a porte chiuse. Questa è soltanto una mia ipotesi del tutto personale, però diciamo che la Serie A avrebbe bisogno di riprendere quanto prima. Per quanto riguarda la Serie C, se si dovesse rigiocare anche a metà maggio, ecco lì comunque ce la si farebbe. È chiaro che poi ci sarebbe poco tempo per chi sarà promosso per organizzarsi per fare l'iscrizione al campionato successivo, ma quelli sono poi problemi che sarebbero gestiti al momento. È la Serie A la categoria che ha meno disponibilità di date. Assolutamente, peraltro sarebbero state quattro, Francesco aggiungo solo questo, sarebbero state quattro le società del girone C a continuare ad allenarsi: Teramo, Ternana, Sicula, Leonzio e Vibonese, ma così ovviamente non sarà. Francesco. Volevo dirti che un successivo al comunicato che hai dato, che hai letto, c'è una dichiarazione del presidente Gravina che fa intendere che la non assegnazione dello scudetto in Serie A è l'ipotesi, diciamo, meno percorribile, meno auspicabile rispetto, però ripeto, questa dichiarazione di Gravina l'ho letto poco fa su Sky, è successiva a questo comunicato emesso precedentemente. Leggo anche nel comunicato lo scivolamento delle giornate in Serie C, tutti quanti ancora si chiedono, quello spetterà forse, credo sicuramente, alla Lega di Serie C, ma quando si dovesse riprendere, tutti ce lo auguriamo perché si direbbe che il coronavirus è stato debellato, sconfitto, quando si dovesse riprendere il 4, il 5, sabato, domenica 4 e 5 aprile, si riprenderà con la giornata che ha oggi in programma o si riprenderà dalla giornata che non è stata giocata adesso, che non io verrà penso giocata, che si vada verso prima, lo slittamento, sarà, quindi sì, ecco lo slittamento, anche no, ma poi tra poco, Francesco, tra 10 minuti, un quarto d'ora, guarda, lo chiederemo proprio a Ghirelli, al presidente Ghirelli. Perfetto. Che ci ha accordato, perfetto, l'intervento telefonico, e sottoporremo anche questa curiosità, perché la curiosità vera, che almeno che ci riguarda, è una possibilità che è stata, a cui Ghirelli un paio di giorni fa, su cui ha un po' glissato, la possibilità, Andrea, che anche i playoff di Serie C vengano ristretti, asciugati. Ecco, questo è quello che ci interessa di più, perché ci interessa soprattutto in ottica Teramo. Ora, tra poco ci torneremo ovviamente sulla vicenda, però adesso non possiamo far finta che domenica non si sia giocato, seppure a porte chiuse. Vediamo la classifica. No, facciamo finta. Facciamo finta che è meglio.
No, vabbè, no, no, invece si è giocato. Lo so, vabbè, era si è giocato. Era per farti scappare un sorriso, eh. Sì, sì, certo, certo. No, invece si è giocato, e questa è la classifica con cui si va alla sosta lunga, forzata, che non avremmo voluto, diciamocela tutta, un po' perché ci piace il calcio, un po' perché insomma questa emergenza sanitaria è l'ultima cosa di cui avevamo probabilmente bisogno. Il Teramo va al riposo con 41 punti, a meno 2 dalla Vibonese e dalla Viterbese, che sono le prime squadre che sono fuori dai playoff. Sconfitta contro la Virtus Francavilla, che ha fatto arrabbiare tantissimo il presidente Iachini. So che, perché lo hai detto in più di una circostanza, quasi l'hai salutato lo sfogo del presidente Iachini quasi con favore, perché hai sempre detto questa è una squadra che forse tende ad adagiarsi un po' troppo. Sì, fa piacere che poi alla fine, se sono state avanzate delle critiche sportive in questa sede, sono state critiche comunque obiettive, che abbiamo cercato sempre di fondare su dei fatti o su delle valutazioni. Questa è una squadra che noi abbiamo sempre definito, comunque da diverse settimane, una squadra da salotto. A stare ad ascoltare le parole di Iachini, mi sembra che anche lui si sia convinto di questo, perché ha usato dei toni molto duri, e quindi sia il modo di comportarsi dei giocatori, di stare in campo, poi anche le caratteristiche dell'organico, l'assemblaggio che è stato fatto a questo organico già dall'estate, avevamo evidenziato che c'erano delle criticità, nonostante gli investimenti fatti, nonostante la qualità che in certi ruoli presenta questa rosa. Avevamo anche evidenziato che a gennaio due attaccanti sono andati via e non sono stati reintegrati. Il Teramo ha di fatto un solo centravanti, che è Magnaghi, e quindi un po' una cosa, un po' un'altra, ma un po' un'altra ancora, ecco che ora viene fuori uno spaccato, che è quello che ha rivelato lo stesso presidente Iachini. Quindi ci sono dei problemi di natura tecnica, ci sono dei problemi di natura caratteriale che finora il cambio in panchina non ha saputo rimascherare, certo, perché l'effetto Di Mascio è sostanzialmente durato il tempo di quella prima partita. Lo vediamo il cammino, Andrea, ti faccio vedere il cammino definitivo, sì, cioè totale del Teramo, e abbiamo fatto anche una linea da dove inizia l'epoca. Dice Teo Di Mascio, inizia lì dove vedete la linea tratteggiata. Sì, peraltro il Teramo ha anche smarrito ultimamente una sua certezza, cioè il Bonolis. Sì. Gran parte dei punti fatti in casa, invece il Teramo ha perso le ultime tre partite, se non ricordo male, sì, contro Potenza, Monopoli Potenza e Virtus Francavilla. Va da sé che se ora viene a crollare anche questa certezza, la squadra da salotto nel salotto del Bonolis perde le sue certezze all'interno del salotto, è chiaro che la situazione si complica, e quando dovesse riprendere il campionato il Teramo rischia di fare neanche i playoff, che sarebbe quasi un abominio per come era stata presentata questa stagione. Oh, prima di tornare da te, Ania, voglio sentire, insomma, visto che ne voleva parlare molto molto marginalmente del campionato, voglio sentire Francesco. Francesco, hai sentito quello che ha detto Andrea? Hai visto anche la curva del campionato totale del Teramo? Insomma, con questo si va alla pausa. Guarda che a tratti credo che si faccia un pochettino di difficoltà a parlare, perché è spiegabile, guarda quei numeri, 29 gol fatti, pochissimi, 31 sì, gol subiti, troppi. I numeri ci dicono che è una squadra che non ha equilibrio, una squadra che ha problemi davanti ma li ha anche dietro. Aveva problemi con l'allenatore Tedino, ha problemi ora con Di Mascio, e più che giusto, più che opportuno, è stato più che opportuno l'intervento del presidente Iachini nei confronti della squadra nell'intervallo della nefasta partita dell'ultimo turno, e quello che magari c'è stato pure dopo a fine partita, o che c'è stato in questi giorni. Qui si può solo sperare che questa squadra si svegli, trovi un po' di energie mentali e fisiche
e indovini qualche partita per cercare di salvare il posto nei playoff, perché altrimenti, giustamente Andrea diceva di abominio, ma diventa una stagione diventerebbe una stagione disastrosa in riferimento a quelli che sono stati gli sforzi economici della società, qui non ricominciamo che non si possono fare i paragoni, se uno fa i paragoni con il passato, oggi questa squadra è la partita per, nelle ambizioni giustificate della società, cercare di chiudere al quinto posto, nella peggiore delle ipotesi, diciamo sesto, e invece eccolo lì dove si trova oggi, con una serie di prestazioni deludenti che non lasciano spazio all'ottimismo. Auguriamoci che questa lotta abbastanza lunga e con una novità clamorosa sotto questo aspetto riferita agli altri campionati ci porti il Teramo a ritrovarsi, a essere capace di dare un senso, un significato alla parte finale della stagione per conquistare un posto nei playoff. Prima di salutarvi devo fare i complimenti a Jacopo, non c'entra niente con il calcio, però ogni tanto un sorriso, soprattutto in questi giorni, ci sta bene. Complimenti per il gilet a Jacopo. Ah, grazie. E poi ad Ania volevo chiedere, ma quella bella pettinatura è stata se l'è fatta da sola, è stata dal parrucchiere, dal macellaio o dal calzolaio? No, che se è stata dagli ultimi due va bene, ma se ci andate pure dal parrucchiere, poi ci vado pure io, quattro peli. Dal macellaio di fiducia. Dal macellaio. Ah, brava. Di vabbè. Brava, te l'ho suggerita bene la risposta. Eh sì. Va bene, Francesco, io ti ringrazio per essere stato seppur telefonicamente con noi, ovviamente rispettando Ciao. Quelle che sono le direttive di questo periodo, ed è giusto che sia così. Ha già messo giù, vabbè. Ciao Francesco, vabbè. Ciao Francesco. Allora, Aya, vengo da te e faccio un resumé, perché poi dobbiamo andare in pubblicità, perché abbiamo... obbligo di fermarci anche noi. Ti chiedo, faccio il resumo di un paio di messaggi che sono arrivati. Il primo dice: meno male che il Teramo aveva capito prima l'emergenza sanitaria, ha smesso di giocare un mese fa e quindi insomma ha dato una mano all'emergenza. E l'altro messaggio diceva: è impensabile che il presidente Iachini se la prenda solo con i giocatori, senza prendersela di fatto anche con chi la squadra l'ha costruita. Beh, ma questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte a Proteramo. È impensabile immaginare, insomma, che quando le cose vanno bene sia tutto merito di una persona, e quando le cose vanno male siano tutta colpa invece di un'altra singola persona. I meriti e i demeriti vanno sempre divisi, perché il calcio è uno sport di squadra, quindi mi sembra abbastanza lampante che se tutte le componenti lavorano bene e funzionano bene, le cose vanno bene. Quando c'è qualcosa che non funziona, poi il campo, purtroppo per fortuna, dà sempre le risposte del caso al termine della stagione. Evidentemente qualcosa non ha funzionato dall'inizio, e questi sono i risultati di adesso. È chiaro che la posizione dei playoff può essere ancora migliorata, perché è importante insomma cercare di giocare la gara secca, se effettivamente poi la composizione, la modalità dei playoff rimarrà così. È importante giocare la gara secca in casa, e c'è ancora possibilità di farlo, perché il settimo posto insomma non è così distante, però insomma c'è da mettere in campo qualcosa di diverso rispetto a quello che si è visto secondo me dalla Cavese in poi, perché le prime tre vittorie avevano il lusso che potesse essere effettivamente un girone diverso rispetto a quello di andata, e effettivamente poi le certezze sono evaporate ben presto sotto le varie difficoltà che si sono presentate. Ne è nata un'involuzione soprattutto di gioco, perché il Teramo
segna molto poco e lo confermano anche i numeri, è un'involuzione che si materializza, si concretizza nell'incapacità di segnare, ma si vede anche nell'atteggiamento di squadra. Il primo tempo di domenica secondo me è stato sconcertante per una squadra che giocava in casa, anche se con tutte le differenze del caso visto le porte chiuse, ma comunque una sfida playoff, perché domenica è sfida playoff per evitare appunto che la Virtus Francavilla potesse riavvicinarsi, avere quell'approccio è stato sconcertante. E poi la squadra ha reagito soltanto quando il presidente Iachini è sceso negli spogliatoi per sua stessa missione per cercare di svegliare un po' i giocatori, e hanno reagito di nervi. E questo secondo me è ancora più preoccupante, perché vuol dire che devono essere sempre puntuali. Assolutamente. Va bene, noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo con una bella seconda parte tutta da vivere. Vediamo. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo, che apriamo salutando, perché ci ascolta in collegamento telefonico, e ringraziandolo ovviamente per la disponibilità, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Allora, è stata una giornata, immagino, ricca di appuntamenti con il Consiglio federale, che ha di fatto decretato una soluzione che era di fatto scontata dopo il decreto di domani sera del governo, in cui però ovviamente sono state poste le basi anche per quando, speriamo presto, l'emergenza sarà superata. Ecco, siete soddisfatti insomma di come è andato il pomeriggio? Beh, fatta salva la situazione generale, credo proprio di sì, perché vi è stato primo uno spostamento della data dell'iscrizione dal 22 al 29, quindi dal 22 al 30 di giugno, di conseguenza noi potremmo giocare sino al 29 di giugno. Questo augurandosi che si riprenda appunto dopo il 3. Se fosse così avremmo tutto il tempo per recuperare e per giocare esattamente come l'avevamo programmata la stagione, con i playoff e tutta la fase finale. Tra le altre cose, se si concludesse in questo modo, recupereremmo quello iato che c'è stato nel corso di queste settimane, che ancora c'è, quello che abbiamo denominato la salute al primo posto e poi lo sport e il calcio sino molto dietro. Se si dovesse appunto completare il campionato in quella tempistica, si interromperebbe quella differenza che ho detto prima, e sarebbe un fatto positivo, perché vorrebbe dire che il paese è uscito dalla situazione di emergenza e tornato alla normalità. Sarebbe veramente un bel sogno. Quindi abbiamo deciso questo, poi abbiamo deciso che comunque ci saranno, qualunque sarà la soluzione, promozioni e retrocessioni. Avremo il 23 di marzo una decisione nel merito dei diversi campionati, come andare a una conclusione. Lì porteremo diverse soluzioni, perché bisogna prevedere, diciamo, quello che potrebbe succedere, al momento no, quindi anche un intervento che potremmo trovarci di fronte, che è quello di ridurre il numero delle partite dei playoff e altro. Ecco, quanto è probabile questa, cioè una formulazione diversa dei playoff? Questo non me lo deve chiedere a me, bisogna chiederlo a quel maledetto virus che gira in Italia. Possiamo dire che la post season potrebbe essere comunque condizionata, non è escluso che sia condizionata da quanto durerà l'emergenza Covid-19, giusto? Sicuramente sì, da questo punto di vista, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno anche di raccogliere questa esperienza
brutta che viviamo per trasformarla in regole, in definizione che non succede, ci auguriamo che non ci sia più, però dobbiamo costruire un apparato di normative, di regole che consentano di non far trovare chi verrà dopo di noi nella situazione che abbiamo vissuto o che viviamo in questo momento, di non avere una regolamentazione che governi l'emergenza. Presidente, peraltro tra le altre decisioni c'è stato anche il rinvio degli appuntamenti fiscali per le società di Lega Pro di un mese, di fatto, che probabilmente agevolerà un po' le società di terza serie che in questo momento, chiaramente, senza partite, senza incassi, risentono più di tutti. Ovviamente dopo i tifosi risentono più di tutti, però economicamente, della mancanza del campionato. Beh, più di un mese, perché questo spostamento a aprile, dal 16 di marzo ad aprile, per quanto riguarda la parte fiscale e contributiva, è stata fatta per fermare questa, per diciamo cristallizzare e non fare i pagamenti del 16 di marzo in relazione ai contributi e al fiscale, in attesa del provvedimento del governo che dovrebbe arrivare venerdì, che porterebbe la data dal punto di vista del pagamento alla fine di giugno. Quindi diciamo questo è il doppio step che è stato messo in campo, questo certamente dà un po' di sollievo e di, diciamo, tampona l'emergenza, però la situazione rimane pesante perché, senza togliere nulla, e non voglio fare nessun paragone con le altre aziende o imprese italiane, perché sarebbe veramente sciocco da parte mia fare una cosa di questo genere, ma il calcio che abbiamo nel corso di questi mesi, abbiamo messo regole, riportato la gente negli stadi. Io non mi dimentico mai che prima del virus, nel girone d'andata avevamo avuto 600.000 spettatori in più. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per la sostenibilità economica. Questa situazione che stiamo vivendo oggi, con gli stadi chiusi, con la perdita degli incassi, eccetera, rischia di farci trovare con una situazione dal punto di vista del club molto pesante, molto istruttiva. In più il calcio è governato, hanno la proprietà e la presidenza, i imprenditori che hanno le proprie imprese, e quelle stesse imprese sono in difficoltà. Se il proprietario deve decidere, è evidente che sceglie di intervenire sulla propria impresa, che è la propria vita, che gli dà lavoro, offre la possibilità di lavorare in questa direzione, quindi di conseguenza il calcio rischia di pagare un prezzo pesantissimo, e questo ci mette in enorme preoccupazione. Una domanda da parte di Andrea Costantini. Andrea. Sì, buonasera Presidente. Buonasera. Nella migliore delle ipotesi, si dovesse tornare a giocare appena dopo il 3 di aprile, è ipotizzabile che questo avvenga comunque a porte chiuse, perché comunque sia è abbastanza difficile immaginare che l'emergenza sia passata. Magari si potrà arrivare a una situazione sì positiva di ripresa, ma non a una emergenza azzerata, e a quel punto, se si riprenderà a giocare, magari lo si rifarà a porte chiuse. È ipotizzabile questa cosa? La Spagna ha deciso di giocare due partite a porte chiuse, in Inghilterra ci stanno pensando, in Germania la stessa cosa, quindi siamo in una situazione di particolare criticità. Per noi, come voi sapete, io ho sempre detto che le porte chiuse sono la negazione del calcio e fanno pagare un prezzo pesante ai club, perché noi in particolare, più che dell'A e la B, i nostri presidenti vivono di questo, del peso delle entrate da botteghino. Abbiamo, come voi altresì avete visto, noi domenica scorsa, giocando a porte chiuse, abbiamo aperto
il canale criptato in modo tale che tutti coloro che volevano vedere la partita la potessero vedere, e quindi mantenendo aperto un dialogo e un rapporto con i tifosi, anche per dar loro diciamo 2 ore di attenuazione dalla situazione di disagio drammatico che vive il paese in questo periodo. Quindi è possibile che si possa riaprire. Io mi auguro intanto per prima cosa che si riprenda, perché già questo significherebbe che abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla criticità della situazione attuale. E poi se si riprende a porte chiuse, dobbiamo dire ancora una volta con molta semplicità obbedisco e farlo. Un'ultima domanda per quanto mi riguarda, so che è una domanda anche insomma, piuttosto complessa, ma voi che siete in Consiglio federale, magari avete avuto dei contatti con le autorità competenti, avete dei segnali su quello che potrà essere l'evoluzione o è totalmente inutile sbilanciarsi in questo momento? Guardi, la situazione, guardiamola al di là di quello che possiamo sapere o non possiamo o non sappiamo, guardiamola freddamente dall'evoluzione di queste ultime settimane o giorni addirittura. Si è intervenuti pesantemente mettendo misure di restrizione su tutto il territorio italiano per una serie di motivi che rimangono aperti. Il primo è che non ci fosse ancora una consapevolezza della popolazione italiana che bisognasse rispettare delle regole capaci di frenare il virus. Secondo, una preoccupazione che se non si frena il virus c'è il rischio che la struttura sanitaria non tenga. Questi elementi hanno portato a un inasprimento molto forte delle misure. Noi tutti ci auguriamo che si vada ad intervenire in modo tale che rapidamente si porti alla normalità, però la situazione è veramente critica. Io la ringrazio Presidente, grazie per essere stato con noi, per aver risposto alle nostre domande, ovviamente vi auguriamo un buon lavoro sperando insomma, che il campionato torni al più presto alla normalità. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie al Presidente Francesco Ghirelli, ovviamente grazie anche all'area comunicazione della Lega Pro che ci ha messo a disposizione il numero uno della Lega di terza serie. Ania, te da distante, dalle mie spalle hai sentito un po' tutta la disquisizione che è stata lunga, articolata, Ghirelli ha parlato di possibilità che la post-season possa essere determinata dal periodo di tempo in cui rimarrà in essere questa emergenza. Beh, sì, certo, perché se come tutti auspicano effettivamente le attività dovessero ripartire dal 4 aprile, credo, come ha confermato anche il Presidente, che insomma si possa procedere con la stagione come già programmata, ecco, per terminare insomma la regular season e i playoff con tutte le varie fasi che sono già programmate. Se così, speriamo che non si avveri questa ipotesi, non dovesse essere, è chiaro che verranno snelliti per restare insomma entro il mese di giugno, che già era l'ipotesi di Ghirelli già da un paio di giorni, già dal prima che si riunisse il CONI nella giornata di ieri, l'ipotesi appunto di sfruttare tutto il mese di giugno per cercare di recuperare le gare che non saranno giocate nel lasso di tempo in cui effettivamente ci sarà la sospensione del campionato. È chiaro che se così dovesse essere si andranno a snellire appunto i playoff e poi sarà da vedere insomma chi effettivamente accederà alla fase degli spareggi promozione. Se verranno snelliti, ipotizzo che poi non saranno più le prime 10, ecco, vado a rigor di logica per deduzione, sempre che appunto si verifichi questa ipotesi.
Poi già dal 23 marzo credo che capiremo un po' di più, perché il 23 marzo ogni presidente di Lega presenterà la sua proposta per recuperare le gare che non sono state giocate e che non verranno giocate. Quindi già lì avremo insomma un quadro un pochino più chiaro della situazione, sempre considerando però che molto appunto dipenderà da quello che sta succedendo fuori dai campi, ecco. Assolutamente. Oh, anche per questo, Andrea, il Teramo deve fare un tifo, se vogliamo, ovviamente stiamo andando molto oltre con la fantasia, chiaramente, perché passi veramente, c'è un ulteriore rischio di non fare i playoff per no, dico che passi veramente subito, immediatamente, sì, questa emergenza, certo. Perché come dicevamo prima, e rivediamo anche la classifica in questo momento. Oh, ma ti faccio una domanda davvero, rispondimi sinceramente, ma te l'aspettavi che il Teramo potesse rischiare addirittura di fare i playoff? C'erano delle avvisaglie, magari l'ottimo avvio di 2020 aveva fatto pensare di nuovo, aveva fatto pensare a un miglioramento, ma poi di nuovo i limiti sono venuti fuori e continuano a vedersi, limiti comunque in una rosa importante, quindi sì, delle avvisaglie c'erano e ci sono, però il campionato è ancora tutto da giocare, da finire. Teramo può, ha tutte le carte in regola, almeno per farli questi playoff, non li farà magari con una posizione privilegiata, non li farà da protagonista, però almeno potrà avere questa bandierina da mettere sul territorio alla fine di questa stagione, visto che comunque il Teramo in questi ultimi anni ha sempre fatto campionati per salvarsi e solo lo scorso anno, l'ultima giornata, si è giocato l'accesso ai playoff, ma in una stagione sempre condotta nelle parti basse. Quindi potrebbe essere un inizio, certo che per come si sono messe le cose la stagione non può essere considerata lusinghiera sotto tanti punti di vista, bisognerà migliorare, ma ripeto, le parole di Iachini fanno capire che il massimo dirigente biancorosso, anche lui ora ha capito che la situazione non era quella che lui prospettava, più rosea a inizio stagione, e non so se insomma i direttori sono stati in grado di indirizzarlo verso queste valutazioni in corso d'opera, cioè di far capire al presidente che evidentemente qualche errore era stato commesso nelle valutazioni. Due grandi errori, Ania, ci scrivono: la cessione di due punte senza sostituirle almeno con una, e l'esonero di Tedino senza un nuovo allenatore che potesse dare la svolta a un campionato ormai compromesso. Allora, che il campionato oramai per le zone alte sia compromesso è abbastanza storia nota. Poi ti faccio rispondere alla prima parte del messaggio. Buonasera, ma se non abbiamo preso una punta, gli altri vanno in giro con certi giocatori tipo Jefferson, che ci fa da solo. La dimostrazione col Potenza potevi vincere, invece loro alla prima ti hanno punito. Magnaghi invece ha camminato. I due errori che ci ha segnalato il telespettatore di prima: la mancanza di un attaccante e l'esonero di Bruno Tedino, che insomma se per qualcuno che un po' scorge i social, come cambia l'opinione pubblica, è una cosa a sorpresa, cioè, perché tutti hanno tifato ad un certo punto per l'esonero di Tedino. Sì, ma infatti, come abbiamo detto lì, non poteva essere tutta colpa di Tedino, ecco, come non poteva essere, magari, se Teramo fosse stato secondo in classifica in questo momento, tutto merito di Tedino o tutto merito, non so, di Bombaggi, ecco. È chiaro che, tolto il parafulmine Tedino, si sono viste altre mancanze, in questo caso caratteriali molto evidenti, credo, di squadra, a prescindere poi da quello che si riesce a fare in campo, ma l'elemento caratteriale credo che sia davvero davvero la parte che manchi di un qualcosa in più. La squadra generalmente è abbastanza evidente, che si riconosca adesso che l'esonero di Tedino sia stato un errore mi stupisce, ma fino a un certo punto, perché appunto poi il tempo dà sempre tutte le risposte del caso, tutte le risposte migliori. Io non so se sia stato un errore, non so se è stato un errore neanche non sostituire gli attaccanti a gennaio, sono partiti. Di certo è stato un errore, col senno di poi, non prendere un attaccante da doppia cifra a inizio campionato, sì, assolutamente, perché in questo momento di difficoltà in cui Teramo non riesce
effettivamente a concretizzare la manovra del gioco, un giocatore che ti riesca a togliere le castagne dal fuoco evidentemente serve, perché sono giocatori che servono, i singoli di qualità servono sempre. È stata la dimostrazione Bombaggio al Teramo, che fino a che comunque è riuscito a tenere botte, ha avuto una condizione fisica anche per giocare prestazioni magari anche al di sopra di quello che si attendeva da lui per quanto riguarda la capacità realizzativa, ha portato diversi punti in situazioni complicate anche al Teramo, difficili. Mancando Bombaggio, mancando un altro singolo che in situazioni di difficoltà appunto risolve le situazioni, ancora di più, cioè te lo... certo in estate non sono stati. Abbiamo ogni tanto dei buchi di audio con te, Ania, quindi, però insomma abbiamo capito il senso del tuo discorso. Andrea, ci scrivono: come fate a dire che questa squadra può fare i playoff? Li poteva fare se rimaneva Tedino? Io non dico né che sono d'accordo né che contro, perché non mi interessa in questo senso, però hai notato anche te sì, come le opinioni siano cambiate? C'è stata la partita con il Monopoli e quella immediatamente successiva in cui Tedino era veramente la causa principale, di tutti, qualsiasi tipo di problema, forse anche, non lo so, anche i tombini per il corso. E poi però adesso è diventato quasi, è stato sì, sono giudizi, giudizi umorali. A noi i giudizi umorali competono meno, e se ricorderai qualche tempo fa avevo espresso la mia perplessità, ho detto: Tedino probabilmente c'erano i margini per esonerarlo prima, magari alla fine del girone d'andata, farlo ora quando la squadra aveva denotato dei progressi e farlo in un momento in cui era evidente che la squadra non poteva migliorare più di tanto la classifica, perché il quarto e il quinto posto erano abbastanza lontani. A questo punto che senso aveva? Forse poco. Quindi io sono, diciamo, in parte d'accordo, anche se ritengo questi giudizi un po' umorali, cioè se si perde ora allora Tedino andava bene, se si vince ora allora si faceva bene. No, a mio avviso la valutazione un po' più generale era che Tedino, se andava esonerato ben prima, non quando è stato sollevato dall'incarico. A Natale, la pausa di Natale, Ania, secondo te fa riferimento a Andrea? Beh, quello è stato il momento in cui si diceva effettivamente, con buona pace di quelli che sostengono il contrario, che c'erano delle valutazioni in corso, perché effettivamente sì, c'erano delle valutazioni in corso. Ormai con l'esonero di Tedino credo che anche sia arrivata anche la prescrizione e anche quel dovere di correttezza che noi abbiamo avuto, con buona pace di chi pensa che invece non ci comportiamo in maniera responsabile, anche l'appunto la correttezza di lasciare sul vago certe cose che ci sono arrivate, le sono ritenuto, direi che viene meno. Quindi sì, il periodo di Natale e anche direi qualche settimana prima erano cominciate già le valutazioni sulle zone, lo so, comunque un pensiero dell'allontanamento dell'allenatore, poi che si sia concretizzato effettivamente molto più tardi cambia poco, ma i pensieri effettivamente erano già cominciati. Scusate, ma secondo voi, Andrea, ci scrivo, la squadra che l'ha fatta? Secondo il telespettatore dice Tedino. Tedino ci ha messo del suo, ma poi o ci ha messo del suo o non ci ha messo del suo, si passa sempre attraverso la società e soprattutto i direttori. Quindi le forze, o meglio le responsabilità in questo caso vanno quanto mai condivise. Assolutamente, anche perché insomma, è così che funziona, non solo nel Teramo, funziona così dovunque, vero Ania? Poi in realtà diciamo che No, anche perché poi si va incontro proprio a questo problema, cioè se devi poi cambiare allenatore perché le cose non vanno, bisogna dare una sferzata e togli il vero artefice dell'assemblamento della rosa. Sì, hai fatto un danno doppio. Hai fatto un danno doppio, quindi una società deve sentirsi con l'allenatore, ma poi deve agire in base a quelli che sono i suoi interessi, che devono essere anche quelli dell'allenatore. Ma non è possibile che a questo livello sia l'allenatore a fare il mercato, anche perché poi il Teramo ha due direttori, ha un GM e un DS, e se poi il mercato lo fa soltanto l'allenatore,
Due figure direttoriali a cosa servono? Alla situazione del Teramo è sicuramente simile, Andrea, a quella del Pescara. Quando hanno esonerato Zauri, le grottaglie con le prime due vittorie sembrava Mourinho. Adesso la C al Pescara non la toglie nessuno. Un po' ingeneroso questo messaggio nei confronti del Pescara, però è chiaro lì che sono dinamiche un po' diverse anche dal punto di vista di chi agisce maggiormente a livello di mercato, perché lì a Pescara la situazione è più presidente centrica, invece a Teramo c'è un impatto decisamente inferiore del presidente sulle scelte tecniche, soprattutto la scorsa estate. Poi ripeto, sono dinamiche diverse, probabilmente anche a Pescara c'erano delle problematiche in seno alla squadra e all'assemblamento della rosa che hanno poi portato a dei risultati altalenanti. Li ha avuti Zauri e ora li ha anche le grottaglie. Assolutamente. Noi siamo praticamente in chiusura. Prima di chiudere, Maurizio, se è possibile, facciamo il resoconto, perché insomma questa è stata una puntata un po' particolare, l'avete capito da soli, e allora facciamo il punto grazie al profilo Facebook della Regione Abruzzo, che fa il bilancio della giornata. 15 nuovi casi in Abruzzo, dimesso l'uomo ricoverato a Pescara dal 29 febbraio. Dalle analisi concluse in serata nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara sono emersi 15 nuovi casi positivi al Covid-19. Due casi fanno riferimento a positività registrate nel presidio ospedaliero di Pescara, riguardano un uomo e una donna che sono posti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Un tampone è stato eseguito sempre all'ospedale di Pescara sul cadavere di un uomo di 68 anni deceduto improvvisamente. Altri 6 casi fanno riferimento al caso dei giorni scorsi registrato a Penne. Si tratta di 5 donne e un uomo, tutti in isolamento domiciliare. A Teramo altri 2 positivi, si tratta di 2 uomini, uno ricoverato e l'altro in isolamento. A Chieti invece è stato ricoverato un uomo di Ortona. Gli ultimi 3 casi presi in carico dal 118 riguardano una donna e 2 uomini e sono tutti in isolamento. Con questi casi salgono a 54 i contagiati in Abruzzo dal Covid-19, lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Nel frattempo dall'ospedale di Pescara è stato dimesso l'uomo risultato positivo al test e ricoverato dallo scorso 29 febbraio dopo essere rientrato da un viaggio di lavoro tra Lombardia e Veneto. Questo un po' è il bollettino di fine giornata che fa la Regione Abruzzo, che facciamo anche noi. Io saluto Ania in collegamento. Ciao Ania, grazie per essere stata con noi. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Grazie per essere stata con noi, ovviamente rispettando tutte le precauzioni, stando a casa, una cosa che vi ripetiamo anche noi, che stiamo facendo insomma da giorni anche nei servizi, nei telegiornali, con gli spot pubblicitari: rimanete a casa. E ricordando che quello che si fa oggi poi vedremo risultati soltanto tra 14 giorni, quindi mi raccomando, in questo momento siate responsabili. Esatto, perché poi non è che si comincia con la zona rossa questa mattina e domani mattina sono i risultati. Questi sono i risultati, queste statistiche, questo bollettino è il risultato di situazioni pregresse relative magari alla scorsa settimana, quindi bisognerà attendere prima di vedere risultati un po' più tangibili. Assolutamente, grazie anche ad Andrea Costantini. Ciao Andrea, grazie per essere stato con noi. Vi ricordo, oltre a tutte le precauzioni, che da questa mattina siamo zona rossa tutta la penisola, quindi veramente più che un consiglio, un appello a rispettare quelle norme. Non sono tantissime, ma sono importantissime, a rispettare tutte quelle norme che ci vengono impartite, uscite di casa solo per necessità impellenti, solo con se avete davvero bisogno, altrimenti state a casa, perché magari il 7 aprile saremo di nuovo qui a raccontarci del campionato di Serie C, di quello che ha fatto il Teramo, il Pescara, tutte le altre squadre. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento appunto al 7, perché speriamo, incrociamo le dita, che il calcio possa ricominciare tra il 4 e il 5 aprile. Io vi do appuntamento a martedì 7
aprile, sperando che quella sia la prima data utile per ricominciare a parlare un po' del Teramo. Grazie e buonanotte.